Prima che il gallo canti due volte, tu ne avrai tre volte. No, anche se dovessi morire, non ti ne dammi la mia. Preoccupato.
non ciò che io voglio, ma ciò che tu vuoi. Arrestatelo e conducetelo via sotto il trasporto. Salve, maestro. Giuda, con un bacio, tradisce il figlio dell'uomo. Dobbiamo colpire! No, pensi forse che non possa pregare il padre mio, che subito mi darebbe 12 legioni di angeli. Ma allora, come sentirebbero le scritture, secondo le quali così deve avvenire? E voi siete usciti con spade e bastoni, come contro un brigante per arrestarmi. Ogni giorno stavo seduto al tempio per insegnare, e non mi avete arrestato. Ma tutto questo è avvenuto perché si adempissero le scritture dei profeti. Thank you.
attori della legge che abbiamo convocato perché possono soltanto delle accuse che si muovono contro di te. Bene. Cominciamo. Sono coloro che vogliono il giardino. Io l'ho sentito più volte affermare che dobbiamo sottometterci ai Romani, che dobbiamo pagare i tributi a Cesare, ma noi non siamo Romani, egli è un traditore. Un traditore. Noi ci siamo seduti per ascoltare anche lui, ma lui non parla e forse noi non riteniamo tanto gravi i fatti che abbiamo ascoltato. Intanto la gente lo sente. Osanna, figlio di Davide, gridava la gente mentre lui entrava a Gerusalemme. Osanna, figlio di Davide, Osanna, il Messia, gridavano e cantavano i bambini, agitando e scotendo palme d'olivo. E lui, sorridente, solenne come un re sopra una sinella. Osanna, figlio di Davide! E davanti a lui, sotto i suoi piedi, stendeva il loro mantello. Il Messia, l'atteso dei profeti, il Messia sognato da secoli. Lui che non osserva legge, non osserva il sabato. Lui che riferendosi a noi sacerdoti, custodi della legge e della parola di Dio, si permette di dire: fate quel che vi dicono, ma non fate quel che fanno. È vero quel che affermano costoro.
un'affermazione più grave ce la può riferire questo Pio Israelita, che è rimasto sconvolto nell'udirla. Costui ha dichiarato: posso distruggere il Tempio di Dio e ricostruirlo in 3 giorni. Il Tempio dell'Altissimo. È vero, ha detto proprio così. Figlio di Dio, Messia, e poi io sono più grande del vostro padre Abramo. Prima che Abramo nascesse, io sono. Il vostro padre Abramo è morto, io sono eterno. Queste sono bestemmie che noi e i nostri figli sconteremo se non impediremo che questo bestemmiatore continui.
Allora,
morte! Gesù, o Padre? Allora, Gesù!
Allora,
Tu che stai subendo la stessa condanna. Per lui è giusto il castigo. Penso di più. Invece lui non ha fatto nulla di male. Paradiso. Giochiamoci la tunica del Messia. Si divisero i miei vestiti e tirarono a sorte la mia tunica. L'ho vinta io. Sì, è vero, ho vinto lui. Ehi. La Dio mio, perché mi hai abbandonato? Sentite, chiama il profeta Elia. A me, vediamo se viene Elia a toglierlo dalla croce. Ecco tuo figlio, ecco tua madre. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Nelle tue mani affido il mio spirito. Tutto è compiuto. No!
veramente quest'uomo è il figlio di Dio. Sono Giuseppe d'Arimatea. Che cosa vuoi? Sono andato a prendere il corpo di Gesù per darlo sopra tu. Thank you.
soffrire.